Il derby del Savini si colora di rosso-blu, con Notaresco e L'Aquila pronti a darsi battaglia in un match che dovrebbe regalare parecchie emozioni, visto l'atteggiamento di due allenatori che per la prima volta si incrociano come colleghi. Bruno conferma il suo 3-4-2-1 con Belloni, terminale offensivo, certificato dai suoi 7 gol, con Scipioni e Bonfiglio subito dietro a supporto. Cappellacci col 4-3-3 classico, con interpreti diversi rispetto a domenica. Marcheggiani e Origlio, quest'ultimo super protagonista nella remontata col Termoli, in campo dal primo minuto. Mantini si mette di nuovo a sinistra nel tridente d'attacco. Dirige Dania di Milano con assistenti della sezione di Lanciano. Dopo 11 minuti il primo a creare pericolo il Notaresco, che con Pietrantonio cerca di sorprendere la difesa aquilana. Nella mischia sbuca Pulzoni, che però è meno bravo nel cercare lo specchio di Michelin. La risposta aquilana arriva poco dopo, quando il cronometro tocca il 19°, ma la conclusione di Origlio finisce debolmente tra le braccia di Curtosi. 4 minuti più tardi è il Notaresco a creare il pericolo più importante della prima frazione, quando l'assolo di Scipioni porta alla conclusione nel cuore dell'area, ma la traversa va in soccorso di un Michelin ormai battuto. Poi Alessandretti si rifugia in angolo. 5 minuti dopo la mezz'ora L'Aquila prova a far male con una sponda aerea di Alessandretti, ma l'incornata di Del Pinto viene bloccata senza patemi da Curtosi. Il Notaresco gioca bene e con una trama dall'out di sinistra fa arrivare il pallone al solito Scipioni, che sul più bello però cincischia, regalando a Michelin la presa in sicurezza. Dopo 2 minuti di recupero termina una prima frazione dove il Notaresco non ha mostrato nessun timore al cospetto dei rossoblù, meritando ai punti un vantaggio che non si è concretizzato per questioni di centimetri. Nella ripresa, dopo il cambio in chiusura di primo tempo di Alessandro al posto di Mantini, L'Aquila corre ancora un rischio quando, perdendo un pallone in uscita, concede a Pietrantonio la rasoiata violenta. Michelin risponde alla grande, dimostrando per l'ennesima gara una maturazione quasi completa. Girandola di cambi per entrambi gli allenatori, coi risultati sperati che stentano clamorosamente ad arrivare. L'Aquila non brilla, ma appena può, con Origlio, va vicino al vantaggio. Il mancino dell'ex Gavorrano va a fare compagnia alla conclusione del primo tempo di Scipioni. Allora è parità anche nel conto dei legni colpiti. La gara non decolla, nemmeno nel finale, quando Tringali manda a lato da posizione vantaggiosa, mentre Costa Ferreira, al minuto 87, spreca l'occasione dimostrando di non essere ancora in condizione ottimale. Termina inaspettatamente 0-0, un derby che ci si aspettava più esaltante, ma che, malgrado il periodo natalizio, regala una sorpresa stile Pasqua che in pochi si sarebbero aspettati. È Natale, ma non è stata una gara spumeggiante, lo possiamo dire. No, questo no, assolutamente no, è stata una partita abbastanza chiusa. Vanno fatti i complimenti al Notaresco, perché si è confermata squadra ostica, ben organizzata e ben allenata. Diciamo che il pareggio, secondo me, è giusto, perché vogliamo parlare di un tempo per uno come occasione da gol, e di conseguenza giusto così. Ma del resto, come ci avevamo detto in precedenza, qui ogni gara è difficile. Il Notaresco è una squadra quest'anno che ha levato punti a tante squadre importanti, e quindi giusto così. Noi dobbiamo vederla con l'ottica del bicchiere mezzo pieno: un altro risultato utile consecutivo, un altro punto, e ora si va verso la sosta per recuperare energie e poi pensare alla ripresa del campionato. Ma solamente Costa Ferreira è un giocatore importante, noi dobbiamo considerare questo. Domenica abbiamo giocato una partita molto ben ripresa nel secondo tempo, quindi abbiamo avuto un certo tipo di sforzo, ma soprattutto, certo, non è una scusante, perché tanto 11 eravamo noi, 11 loro su questo campo, però un campo nettamente diverso da dove ovviamente siamo abituati a giocare ed allenarci, che quindi ha ritmi di gioco molto più veloci. Infatti avevamo difficoltà nella costruzione, diciamo, e soprattutto nella rapidità delle azioni, insomma. Giocare così in modo ravvicinato nasconde sempre tante insidie e c'è tanto pericolo. Le forze diminuiscono e quindi devi essere bravo a centellinare tutto. Comunque credo che abbiamo fatto una buona gara, a cospetto di un'Aquila molto forte, perché l'Aquila è un organico giocatore di qualità, forti, strutturati, e quindi noi non abbiamo sfigurato, abbiamo cercato di metterlo alle corde. Abbiamo fatto una buona gara, credo che poi dopo meritavamo qualcosina in più, ma ci prendiamo questo punto contro una squadra forte. I risultati non li ottengono solo gli allenatori o i ragazzi o la società, ma è un insieme di tutto,
E sono felice perché abbiamo fatto un buon giro d'andata, abbiamo fatto tanti punti, potevamo farne qualcuno in più, non lo so, qualcuno in meno, però abbiamo i punti che ci siamo meritati con grande coraggio, grande orgoglio. Quindi c'è una base adesso da cui ripartire e credo che il giro di ritorno sarà molto più difficile, le squadre saranno molto agguerrite e dal canto nostro noi ci saremo per cercare di dare fastidio a tutti.